Le acque d'estate sanno colpire a morte anche nel paese del sole. Con la loro corrente sfrenata ancora una volta è sceso il terrore, è calata la distruzione. Succhiate dal terribile vortice le strade della Valdossola, tra cui la nazionale del Sempione, e la ferrovia più diretta tra Milano e Parigi. Il cielo si è poi disteso ironicamente azzurro sui lavori di ripristino che richiederanno settimane. La ben più urgente è il soccorso agli abitanti delle case distrutte dal fiume impazzito. Crevola Dossola ha dato il maggior contributo di dolore, perita una madre accanto ai suoi 5 figli. Un'auto è scomparsa con tutti i suoi occupanti. Se la natura non sempre gli è amica, è tempo che l'uomo provveda a domarla.